Sono classificato, ciò mi ha permesso di partecipare agli assoluti. Ho vinto, sono veramente contento di portare questo titolo, in una terra dove da poco mi sono trasferito. Ho fondato un club che si chiama Lairone dei Venti, qua c'è il logo, che ne sono orgoglioso e fiero. E di conseguenza sono contento di portare il badminton lì, anche perché il badminton mi ha dato tanto, mi ha dato l'amore per la mia vita, l'amore per il gioco e soprattutto ho ritrovato tanti amici. Campione d'Italia, e per me è stata una grossa vittoria, perché dopo essermi allontanato un po' dal badminton, perché ho avuto un incidente l'anno scorso, rottura del bacino, riprendermi facendo tornei dall'inizio, allenandomi tanto, sono riuscito, dopo che ho fatto prima le qualificazioni, un po' dure all'inizio, ho perso il doppio Consuma, che mi dispiace tanto non averli fatto fare la finale, però sono contentissimo di aver fatto questa vittoria, di portare la Coppa in Sardegna. Ieri il Presidente ha voluto generosamente ricordare gli inizi del movimento nel 2015, quando sono andato per la prima volta a Stoke-Mandeville, dove sono disputati i mondiali del 2015, che è il luogo dove è nato il Paralimpismo. Ho difficoltà a dire quanto sia non solo orgoglioso, ma felice di aver contribuito in modo concreto alla promozione dell'attività sportiva in campo nazionale e nello specifico nel parabadminton, che mi vede come matricola 001 in campo internazionale. Quindi solo orgoglio e felicità. Quando ho iniziato nel 2015 ero da solo, adesso mi ritrovo con compagni di squadra e di nazionale precedentemente, che meritano veramente l'attenzione. Certamente già ce l'hanno della federazione, ma del Comitato Italiano Paralimpico, perché questa federazione affiliata dal 2017 al CIP, secondo me porterà in breve tempo risultati importanti in campo internazionale, sicuramente europeo, essendo questo uno sport dominato dal mondo asiatico. Ma giocatori come Yuri garantiscono il futuro. 23 anni di differenza fra me e lui sono un altro motivo di sincero divertimento. Ringrazio Yuri, la federazione e tutto il movimento, che è veramente straordinario. Anche per me è un onore aver potuto disputare il doppio assieme a Roberto, anche perché oltre che compagno l'ho preso un po' come secondo papà quando giravamo. E, purtroppo per me, dico, non ha voluto chiaramente abbandonare il campo internazionale, però ci tenevo tantissimo a fare il doppio con lui agli assoluti, per comunque ringraziarlo nuovamente per quello che ha fatto. Anche quest'anno fortunatamente sono riuscito ad arrivare in finale, e nonostante mi sia iscritto nella categoria superiore, ho voluto provare a fare questo scalino per il semplice motivo che volevo. Visto che a livello internazionale sto avendo dei buonissimi risultati, volevo vedere a livello italiano, se mi fossi iscritto nella categoria superiore, come ripeto, a che punto potevo essere. A livello internazionale, come ripeto, abbiamo avuto degli ottimi risultati, sia in Turchia che a Dubai, che l'ultimo torneo in Uganda, proprio 2 settimane fa, dove ho disputato i quarti di finale sia di singolo che di doppio misto. La partita è andata bene, anche se nel secondo set ho avuto molta paura di poter perdere, non so neanche io come ho fatto infatti a vincere. Cercherò di impegnarmi sempre di più negli allenamenti. Sono arrivata secondo nel doppio, anche lì è una partita molto difficile, però si vince e si perde. È stata un'esperienza bella come quella dell'anno scorso e sono stato felice di aver partecipato qui a Milano. A novembre ho partecipato all'Europeo di Rodez in Francia come SL3 e sono riuscito a vincere per la prima mia volta un match al terzo set. Ho battuto un padrone di casa,
e successivamente ho anche passato il primo girone di eliminatorie. Nel turno dopo sono stato eliminato con merito per il mio avversario, però è stato bello andare in Francia con tutti i ragazzi e trovarsi lì a... Non avendo aspettative, è stato veramente bello poter condividere quei momenti. No, l'esperienza è stata bellissima, è la prima volta che partecipo a un campionato assoluto qui a Milano. Poi ho fatto anche tornei dove ho fatto dei buoni piazzamenti e sono contento del risultato che ho portato a casa. Oggi la finale è stato combattuto contro un grandissimo Davide. E sono soddisfatto di aver affrontato un avversario così forte, perché questo mi aiuterà a imparare le mie caratteristiche più avanti.